L'omofagia è un problema diffusissimo, anche e soprattutto tra i ragazzi, no? Questo è emerso in uno studio proprio di inizio mese. Come mai, che cosa si può fare e come si può eventualmente intervenire? Ma direi che la cosa fondamentale è capire perché un ragazzo ha una lombalgia. Questa è una cosa molto importante, perché chiaramente esistono diversi aspetti e diversi problemi. Dalla causa più banale, che potrebbe essere uno strappo muscolare, un'attività sportiva o lavorativa eccessiva o inappropriata, a una vera e propria malattia che può essere tipo una spondilite, una malattia infiammatoria della colonna dorsale, che si manifesta soprattutto nei giovani maschi dei 30-50 anni e che ha molti anni di ritardo nella diagnosi. Quindi va fatta la diagnosi corretta, soprattutto se i sintomi perseverano per molto tempo. È chiaro che il primo approccio deve essere quello del medico di famiglia, per vedere se banalmente può essere risolto, e se questo non è risolto bisogna andare a approfondire le cause per capire se è un problema infiammatorio o se è un problema invece di tipo degenerativo. Quali sono i campanelli d'allarme? Allora, il campanello d'allarme per la lombalgia, per la malattia più grave, e se la lombalgia insorge di notte con un dolore che sveglia il paziente verso la fine della notte, le prime ore del mattino, e il paziente sveglia con il dolore, con una rigidità lombare per diverso tempo. E anche se cambia posizione nel letto non gli passa il dolore, questo è un campanello d'allarme per cui il paziente deve andare dal reumatologo, perché il sospetto è una malattia infiammatoria. Se invece la lombalgia peggiora per il movimento, quando porta il peso alla fine della giornata e migliora con il riposo notturno, possiamo essere tranquilli che è un problema di tipo minore. Viceversa, se il dolore dai lombi si irradia verso la gamba, allora noi siamo di fronte a una lombosciatalgia, quindi a un interessamento del nervo che appunto, diciamo, esce dalla colonna e che innerva la gamba, e quindi va fatto il trattamento specifico e vanno fatte anche le indagini specifiche. Solitamente i pazienti, almeno quasi tutti, tendono a fare un uso di antinfiammatori, no? Anche piuttosto esagerato. Invece, quando bisogna sospendere il farmaco e invece rivolgersi a uno specialista? Ma io direi che bisogna rivolgersi al medico di famiglia in prima battuta. È chiaro che l'uso di un modesto antinfiammatorio o un modesto analgesico, un paracetamolo, per qualche giorno può essere usato tranquillamente, ma se non recede nei primi giorni, qualsiasi trattamento deve essere fatto sotto la sorveglianza del medico di medicina generale o dello specialista, e quindi per andare a fare poi un trattamento specifico.